Presidente Mattarella, che è sempre molto attento verso lo sport, in particolare devo dire verso la pallavolo, perché è informatissimo di tutto quanto, quindi vuol dire che le partite le guarda. E poi sì, per noi è stato un grande onore. Noi speriamo sempre di incontrarlo dopo le competizioni, perché vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di buono. Forse si vede, diciamo, che sono tranquillo, ma più che altro cerco di aiutare i ragazzi in quei momenti, perché loro sono esuberanti e allora hanno bisogno di essere guidati a volte nelle loro energie. Però mi ha fatto molto piacere che il Presidente abbia apprezzato, diciamo, la condotta. Io sono orgogliosamente pugliese, orgogliosamente salentino, ed è una cosa che mi porto dietro, perché la nostra è una terra ricca di valori che mi hanno aiutato molto nel mio percorso, ricca di tante cose buone, sole, mare e tante altre. Adesso andiamo a Squinzano, vediamo cosa succede a Squinzano. È stata una bella esperienza, ci abbiamo creduto, ma soprattutto ci stanno credendo i ragazzi. I ragazzi sono stati splendidi, poi li avete visti, cioè, a me non basta vederli solo giocare, siamo stati dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio, abbiamo evidenziato, come penso sapete, le facce di questi ragazzi, sono ragazzi puliti, ragazzi bravi, rappresentano quello che di buono c'è nello sport, quello che di buono c'è nell'Italia. Ecco. Poi i ragazzi sono stati tranquilli, perché per loro è come giocare a pallavolo. Non so se avete notato, alla fine della partita, quando hanno messo a terra l'ultimo errore che hanno fatto loro, c'era Romano anche nella partita di semifinale, come se avesse finito di fare una partita amichevole. Cioè, per loro è così, loro giocano perché si divertono ancora, è come se stanno facendo una finale di un trofeo giovanile che hanno fatto in passato. E questo è bello, e questo è quello che Fefe è riuscito a trasmettere anche a questi ragazzi.